Ciao ragazze! Ciao! 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 Ciao ragazze! Ciao! Ragazzi! No, io sono le ragazze! Allora facciamo l'inverso, dici tu ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Siamo qua per farvi un video speciale in collaborazione con Max, che per l'altro abbiamo un po' di pressione bassa perché fa veramente caldo, quindi siamo un po' tutti... fiacchi, sudati, che schifo, infatti ma puzza pure. Allontanati. Siamo qua per fare il video di tutte le cose, diciamo, che abbiamo comprato negli ultimi giorni, perché abbiamo fatto un po' una missione di shopping con i saldi. Abbiamo comprato delle cosine che volevamo far vedere. Pollice in su se vi piace questa tecnologia del video, lui e lei, insomma, vi farò vedere anche Max, così potete... Raggiungiamo 100.000 like. Ehi, subito, raggiungiamo 10.000 like. Se volete anche un seguito di questo video, così anche i fidanzati delle ragazze possono... comprare quello che funziona meglio. Ah no, possono prendere spunto, oppure magari ti possono anche dire nei commenti: wow Max, non ti sei proprio vestito di queste cose qua. È normale, noi non ci offendiamo. Allora, Max ha dato anche qualche anticipazione su Snapchat, seguiteci, Carita Dolce. Guardate a lei, no, gli prendi il telefono, vai a Snapchat, pubblico. Carita Dolce, Max Agrodolce, seguiteci su Snapchat. Snapchat. E fa vedere che hai comprato una serie di maglie, tutte le manette scelte. Tre Zenis, tre canottiere a 20 euro a Cattatavilla. 3,20 euro? Sì, 3,20 euro, bianco. E lo dovresti aprire per farle vedere. Dice, poi dopo lo devo piegare di nuovo. Brava, bianca. Cioè la mattina della salute, ok, questa è la stessa blu, non la uguale, esatto. È verde uguale, solo che sta già sporco, diciamo. Ok, vabbè. Voi uno. Poi ho comprato questa maglia qua, l'ho comprata. Che c'ha praticamente il cappuccio, la particolarità, sì. Perché poi è proprio scemo. Sì, con tre bottoncini. Da Clayton a centro Campania, e ho comprato una uguale rossa Bordeaux, che per la stessa ragione di prima non apriremo, perché insomma, esatto, uguale. Perché è uguale a questa, solo che è di colore Bordeaux. Poi da Elfiger Tommy Hilfiger, non so come si dice. Tommy Hilfiger, sì, ho comprato una maglia particolarissima, tutta bianca, molto particolare, tutta bianca, ma con una sputazzella di una bandiera qua. Mi serviva. Ti serviva poi, bianca proprio. Lo dicevi, andavo al mercato, 5 euro te la... ma non trovavi questa. E poi uguale blu, l'ho comprata blu, però con lo scollo a... ah, proprio cambia, invece che essere tunda. Molto, molto. Cioè, diverso. Praticamente, se mia sorella ha i gusti semplici, Max ce l'ha proprio super semplici, si compra tutte maglie sceme, senza scritte, senza disegni. Dico, ma com'è possibile? Vabbè, stai zitta. Poi, un'altra cosa che ho comprato... Mi sentisce pure. Questo completino della Carlsberg. Oh, bellissimo. Questo è bellissimo. Sempre la maglia col cappuccio. Con il cappuccio. Ho scritto Carlsberg e in abbinato il pantaloncino. Oh, ma questo non l'avevo visto. Quando l'hai comprato? È bello. Così. Ma questo per un completino da giocare al pallone? No, easy. Così, questo è sciolto per fare la passeggiatina col cane. Ok, bello sta tutto. Ho comprato questa Polo Lacoste rossa. Wow, bellissima questa roba di alta classe. Poi le scarpe da Bata. Le scarpe da Bata. Eccole qua. Sì, da Bata l'abbiamo comprata. Sì, le scarpe anche ha comprato Max. Sono molto molto carine queste scarpe, sono stata proprio contenta che le ha comprate, perché non sono i vostri fidanzati, ma lui metterebbe sempre scarpe di ginnastica. E ho preso queste qua. Troppo belline, sono tipo poverino, ma stai sudando come me. Tantissimo, perciò devo finire di andare pure che mi hai messa al sole. Ma che l'emozione è sola. Ma ci chiuso sudando, però passare. Comunque questa è la scarpa veloce veloce, verde. Verde, è bella però. Verde scuro. Bella. Con questa, come si chiama? Come si chiama? La francia sotto. Okay. Di paglia, giusto? Un altro paio di scarpe, la punta di diamante è questa Converse bellissima, rossa. La Pumarola, che praticamente bello. Queste Converse rosse le avete già viste nel vlog che abbiamo fatto della vacanza ad Agropoli. Nei due vlog che abbiamo fatto lui aveva queste scarpe tipo Pumarola. Questi sono i miei acquisti. Adesso vediamo i miei. Un attimo, allora Tandero, rappur. Sono una scugnarà, guarda. Dovevo prendere la carta per funzionare il sudore. Ma che sei, un ciuccio? Perché suda così tanto? Mamma mia, tu mi hai messo su!
Parla, sapete tu di qua. Io non so. Fare degli acquisti. Vai. Finalmente è turno mio. C'ho tante, tante, tante buste viva da farvi vedere. Allora, la prima cosa che devo far vedere sono queste scarpe che sono state un po' amore e odio. Ve le ho fatte vedere. Più odio. E diciamo che sono di cuoio con questa base, sono scarpe comode, perché per non mettere sempre quelle di ginnastica io vado trovando, ragazzi, scarpe comode, perché non sono molto brava a portare i tacchi, quindi non ce la faccio a uscire. Sì, quindi questo tipo, per me già è pericolo. Sì, si possono anche cadere da qua sopra. Si vede che sono carine, perché tante persone hanno detto sono brutte, perché sono carine, sono scarpe semplici, ovviamente una decolleté col tacco più bella, ma chi ce la fa a portarla? Comunque, da tennis, grandi affari da tennis, 50% tranne i costumi, cioè del tennis è tutto scontato tranne i costumi, ma com'è sta cosa? Vabbè, infatti il costume non l'ho comprato per rispetto, mi sono comprata questi due pantaloncini. Sì, l'ho fatti comprare io. Sì, è vero. Troppo troppo belli questi pantaloncini, anche a lui sono piaciuti tanto, sono praticamente dei pantaloncini di jeans. Per il mare. Ma quale per il mare? Per uscire, mare, no, perché mare. Lui dice che sono corti, dice. Giropacca sono. Dice che sono troppo corti, comunque sono belli perché sono, c'hanno i bottoni e poi c'è qua anche un poco sfilacciato, molto molto bello. Allora l'ho preso bianco e l'ho preso anche di jeans così e l'ho pagato 19,90, quindi questi qua non erano scontati, vabbè. Poi ho preso sempre da The Tennis questa canottierina che mi piaceva molto molto il colore, che è tipo di con questo merlettino molto molto carino rosa, fucsia, eh? Questo è un colore che mette molto in risalto la bronzatura perché è un po' fluo, e la stessa tipologia l'ho presa anche questa qua che è troppo troppo carina, è nera con le margheritine. Queste qua le trovo carine, comunque sono manettine particolari, semplici, insomma, così. E poi ho preso anche un po' di mutandine abbinate, le facciamo vedere le mutandine. Come le mutandine? Sono un po'... vabbè, sono un po' semplici, non sono otto, insomma, questa qua è tipo una culottina sgambata. Poi questa è troppo carina, guarda. È tipo una tanga con... mutande, vabbè, dai, non fa niente, siamo donne. Con i cuoricini, questa è carina. Questo è bello per dormire la notte così, con sì, queste due. La notte così si dorme, senza pigiama. Ma quando fa caldo. Ma questa che cos'è? Non lo so, sinceramente. Ma no, ma è un errore, questa mutandona. Non penso di averla presa. Dietro è tutta velata, enorme, ma non è la mia. E questi calzini che sono molto molto comodi perché sono appunto quella con i piccolini. Questo qua è Amamai, perché mi piaceva di più questo costume, mi è piaciuto tantissimo, praticamente l'avete visto anche indossato appunto nel video vlog della mini vacanza. Dietro questo qua è sgambato a tanga, io li prendo sempre così un po' sgambati perché non mi piacciono mutandoni insomma della nonna. E poi questo qua è molto bello, è tipo push up, c'è il ferretto, fa tutto un bel effetto pomposo. Comunque mi piacciono molto anche i colori, sono molto risaltano la bronzatura, mi piace. Ai, mi sta mettendo l'ansia. Oh, ecco i tuoi calzini. Questa da Stradivarius ho preso, allora, molte cose diciamo semplici. Ho preso questa maglietta che però mi piaceva troppo, è carina, anche se comunque una t-shirt semplice. Ed è con i pallini, ti piace? Attuale. Attuale. Con i pallini a fuoco. Sì, questa l'abbiamo presa, queste tre maglie così. Quale prendo? Questa, questa e questa. Sì, proprio a sì, perché andavamo di fretta. Poi ho preso questa qua, però è carina proprio questa. Praticamente con tutte le bocche di rossetti. E poi sopra c'è scritto Bisu, non so come si dice, Bisu. Bisus. Comunque Bezos. Saranno comunque baci sicuramente. E poi questa qua troppo carina, questa canottierina. Canottierina? Sì, solo 4 euro. No, questo è uno straccio per la polvere. No, guarda è poi bella. Lo straccio per la polvere. Colore bellissimo. Verde militare. È un crop top. Ma quale crop top? Sì. No, lo sapete che dice Max? Dice, ma non capisco perché. Tu ci vendono la merce a metà. Dice, tu la merce a metà, pantaloni a metà. Da fare shop, dice, ma com'è? Ci manca un pezzo. Ti hanno fatto scema, ti hanno venduto la maglia senza un pezzo. Perché così corto? Sono carine, c'era anche di altri colori. Infatti le andò a prendere altri colori. Poi le scarpe da Bata le ho prese, che secondo me a me piace tantissimo. Marco Bata, perché le scarpe sono molto, diciamo, comode.
E quando ci sono i saldi è anche accessibile, so. Queste sono brutte queste No, no, sono belle, guarda sì. Che sono belle. Allora, praticamente sono, non lo so, mi diranno che sono brutte, sono delle zette. Però io i tacchi, quelli là, spillo, i tacchi alti, non vi sa portare. Ma guardate che io rischio di finire all'ospedale quando le indosso, cioè veramente rischio di cadere. Quindi per salvaguardare la mia vita, per non morire, devo mettere un scarpe tipo così. Che lo so che non è tanto fine, però almeno sono comode e ci posso camminare. E hanno praticamente una zeppa che però è carina, molto leggera. Tipo di sughero. Sono tipo di sughero. E sono di ecopelle. È già ruzza. E una di dove mettere la semenza. E c'è tipo questa fatto qua un po' in croci e qua così bella chiusa. A me piacciono poi tutto sommato, sono carine. Dai che quando stavamo nel negozio ho detto sì, sono carine. Mi hai fatto perdere una cosa brutta. Sei proprio cattivo. Quando stanno i fidanzati, non li devi stare senti, tu potevi vendere pure gli zoccoli. Sì. Sono belli, sì, basta che ce ne andiamo. Infatti devo dire la verità, a fare shopping con lui non vado mai. Okay. Infatti queste cose le ho comprate, cioè mi trovavo a volo, lei l'ho presa, ma non è che sono scesa per fare shopping, perché se devo andare a fare shopping ci vado solo con altri esseri viventi di sesso femminile. Maschile no, perché non sanno consigliare un tubo. Brava. Questo è tutto ragazzi. Ci vediamo al nuovo video. Questi sono tutti i nostri acquisti. Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia scappato un sorriso. Dai, chiudi tu il video. E ci vediamo nel prossimo video. No, ho dimenticato di dire una cosa importante che io dico sempre a fine video. Iscrivetevi sul mio primo canale. Non l'ho mai detto. Sul mio secondo canale. Sul mio terzo canale. Non è vero. Al canale 5, Italia 1. Cioè, una cosa importante che dovete fare se vi è piaciuto. Mettete questo... un pollice in su. Arriviamo a 100.000 like. 500.000. E rimaniamo voi giornate. Ciao. Ciao.